break down the awkwardness. Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti in questa breve recensione della fotocamera dell'Elephone U Pro. Vorrei iniziare il video parlando della qualità degli scatti fotografici, diciamo così, normali. In questa modalità la messa a fuoco è veloce e con molta luce le foto sono decisamente buone. Vengono catturati molti dettagli, i colori sono naturali e con un buon contrasto. Potete vedere in questi esempi i dettagli del pelo e degli schizzi di neve vicino al naso del mio cane. Ma anche il contrasto, la riproduzione dei colori, il rosso, il marrone, ma anche il verde sono più che buoni. Passiamo ora alla modalità HDR. In questa modalità le fotografie dovrebbero essere più ricche di dettagli, perché il risultato che si ottiene è la somma di diverse fotografie che vengono poste una sopra l'altra, il che si traduce in un tempo di esposizione più lungo, con il rischio di un effetto finale mosso. Ma più che questa eventualità, la mia impressione è che la modalità HDR, più che migliorare lo scatto rendendolo più ricco di dettagli, renda la foto troppo sovraesposta, con un effetto finale per niente naturale. Spero davvero che Elephone abbia intenzione di lavorare e migliorare questa modalità. La modalità bokeh è alquanto confusa. Ogni tanto non riesce a distinguere il soggetto in primo piano dallo sfondo, il che si traduce in una non perfetta separazione tra le due parti della fotografia, con zone sfocate che dovrebbero essere messe a fuoco e viceversa parti che dovrebbero essere sfocate e che invece sono a fuoco. Credo però con abbastanza sicurezza di poter dire che si tratti di un problema software, perché solo alcuni scatti mostrano questi difetti, mentre la maggior parte delle volte, quando tutto va per il verso giusto, l'effetto bokeh che si ottiene è davvero molto buono, con una buona separazione tra soggetto principale e sfondo. Davvero sorprendente la fotocamera frontale. Solitamente negli smartphone di fascia media questa fotocamera è appunto media o appena superiore alla media, mentre con gli U Pro Elephone, a mio modo di vedere, ha fatto davvero un bel lavoro. Il grandangolo è ottimo e questa cosa sarà sicuramente apprezzata da chi è abituato a farsi parecchi selfie, ma a parte questo anche la qualità generale delle fotografie è decisamente sopra la media. Purtroppo invece non c'è molto da dire sulla qualità degli scatti con scarsa illuminazione, dove le foto sono davvero brutte, sia per la riproduzione dei colori, ma anche per il rumore di fondo, sempre presente. Speriamo che la cosa possa essere migliorata in futuro, anche se a dire la verità non ne sono molto convinto, perché ho paura che si tratti di un limite hardware e quindi se davvero così fosse non ci sarebbe nulla da fare. L'Elephone U Pro può registrare video fino ad una risoluzione di 4K a 30 frame per secondo e la qualità delle registrazioni non è male. Ovviamente non siamo a livelli di cosiddetti top di gamma per quantità e qualità dei dettagli catturati, però i video sono sempre usabili e in linea, se non in alcuni casi migliori, rispetto a quelli registrati dai suoi diretti concorrenti. In conclusione, molto buoni gli scatti normali sia della fotocamera principale ma anche della fotocamera frontale. Effetto bocca buono nella maggior parte delle situazioni, qualche volta non riesce a distinguere il soggetto principale dallo sfondo e così lo scatto risulta un po' confuso. C'è da lavorare parecchio sulla modalità HDR e sugli scatti con bassa luminosità, sempre che per quest'ultima situazione non si tratti, come ho già ricordato, di una limitazione hardware per la quale ci sarebbe ben poco da fare. La qualità delle registrazioni video è buona in termini di riproduzione dei colori e di contrasto, forse un po' meno dal punto di vista dei dettagli. Tutto sommato comunque una buona fotocamera che speriamo possa essere migliorata ancora di più in futuro. Come sempre, per maggiori informazioni vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, dove trovate anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e per iscrivervi al canale. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni.